Eccoci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Eccoci qua in centro storico a Modena per un appartamento veramente interessante. Vediamo. Eccoci qua che ci fa da cicerone. Buongiorno. Marco. Piacere, salve a tutti. Allora Marco, adesso ci troviamo in una posizione in cui riusciamo a parlare. Bene, eccoci qua, in centro a Modena, appartamento appena acquisito, un gioiellino, operazione veramente, veramente affascinante. Marco, dici un po' come... Allora, cosa stiamo vedendo? Cosa vedono? Allora, state guardando un appartamento in centro storico di circa 120 metri quadri, attualmente adibito come ufficio. Su quale poi dovremo fare il cambio d'uso, quindi ci sono le pratiche da presentare per poi fare tutte le modifiche del caso per trasformarlo in un appartamento vero e proprio. I lavori da fare non sono tantissimi, qualche modifica per rendere effettivamente un appartamento, quindi biancata, sistemata al pavimento, guardare l'impianto elettrico. Sì, il lavoro più importante per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso è il ripostiglio che dobbiamo fare. Sì, perché nel comune di Modena per poter fare il cambio d'uso è richiesto una pertinenza. In questo caso noi dobbiamo aggiungere un ripostiglio che è da quella parte di là. Adesso andiamo a vederlo. E in più dovremo aggiungere un bagno e una camera da letto. Quindi diventerà un appartamento con due bagni e tre camere da letto in una zona del centro storico che è richiestissima e quindi prevediamo una vendita non magari lampo per stare un po' dalla parte di bottoni, però sicuramente questa è un'ottima operazione che ci è stata presentata dai nostri contatti, dagli agenti immobiliari e dal nostro team in generale. Raccontiamo un po' la storia. Fondamentalmente questo era un ufficio legale, è stato ristrutturato 5 anni fa, quindi vedrai che insomma, il livello di finiture è di alto livello, è un appartamento trasformato in ufficio 5 anni fa circa, quindi gli infissi sono nuovi, il parquet è nuovo, ha delle finiture come queste pareti di vetro molto belle, però c'è stato un problema con il pagamento del leasing, quindi fondamentalmente la banca si era impossessata dell'immobile e l'abbiamo acquistato direttamente dalla banca. Quindi condizioni molto interessanti, stravantaggiose perché appunto l'immobile è ancora catastato come ufficio e questa era un'operazione che fondamentalmente un privato avrebbe fatto molto fatica a fare, cioè doveva avere i soldi in contanti fondamentalmente, perché non puoi fare un mutuo su un ufficio e poi fare il cambio di destinazione d'uso. Un privato difficilmente riesce a fare un'operazione di questo tipo, quindi questa era un'operazione che poteva fare solo una società immobiliare fondamentalmente. Sì, sono quelle classiche operazioni dove il privato riesce a fare praticamente niente, allora qui si infila l'investitore immobiliare perché c'è proprio l'opportunità dopo per lui, quindi ovviamente ha anche le conoscenze e gli strumenti per poi poter fare tutti i cambi a livello burocratico e da lì semplicemente aumentare il valore e poi darlo sul mercato pronto per essere comprato come prima casa, perché in questo momento non ha agevolazioni in prima casa essendo un ufficio, non ha altro residenziale. Infatti questo altro tema è importantissimo, non poteva essere acquistato con l'agevolazione prima casa, quindi imposta di registro sarebbe stata IVA. Quindi insomma un'operazione in cui serve l'intervento di un investitore immobiliare che in questo caso il valore a livello dell'immobile non viene aumentato particolarmente, nel senso che è già di grande pregio questo immobile, la posizione è perfetta e le finiture sono veramente di altissimo livello. Qui il valore è stato dato facendo il cambio di destinazione d'uso, facendo qualcosa che il privato molto difficilmente sarebbe riuscito a fare, non avendo appunto la possibilità di fare agevolazione prima casa eccetera. Sì, inoltre perché essendo già di base buono come aspetto c'è da fare pochi lavori per renderlo veramente un gioiellino a un target medio-alto di persone che, alla quale si fa anche poca fatica a vendere perché non devono fare mutuo 100%, tutte le solite cose che rendono l'operazione un po' più difficile. Qui il target medio per questi appartamenti è gente che ha già soldi in mano, comunque deve fare un mutuo molto piccolo perché magari si vuole tenere un po' di liquidità in casa. Quindi questo è l'ingresso, le finiture sono veramente di pregio perché appunto ha 5 anni, quindi sarà semplicemente levigato, controsoffitto con i faretti,
delle bellissime porte. Quello che stiamo valutando in questo momento è la possibilità di spostare la cucina in questa stanza, dal momento che la predisposizione è invece in un'altra stanza, e stiamo verificando la fattibilità. Quindi al momento la cucina abbiamo la possibilità di farla in questa stanza, però chiaramente sarebbe più bello averla di fianco alla sala. Stiamo verificando se riusciamo con le pendenze a portare gli scarichi nelle colonne principali. Qui abbiamo i due bagni, fondamentalmente, ecco, quello che è incredibile è il livello del bagno. Questo è stato... Questo è 5 anni qua. Sì, beh, sì, è sempre lo stesso livello di ristrutturazione. Questo è fondamentalmente finito. Questo invece è uno sgabuzzino, purtroppo non c'è la luce, quindi non si vede un granché. Verrà convertito a bagno. Stiamo discutendo se fare o meno la vasca idromassaggio, quindi aumentare ulteriormente il livello. Era una battuta o lo facciamo davvero? No, lo facciamo. Potenzialmente si può fare. Dipende dalle soluzioni che ci vengono prospettate anche dal geometra, perché se riusciamo a mettere una cucina di là, allora qui in questa zona verrà una camera da letto enorme. Sì, qui riusciremo a fare una camera da letto enorme. Qui in fondo ci sarebbe appunto lo sgabuzzino. Lo sgabuzzino per fare il cambio d'uso, per creare la pertinenza. Invece da questa parte verrebbe allargato il bagno che c'è di là, e quindi vedendo la dimensione della camera, sì, che è enorme questa stanza, esatto, si fa in caduttore, quindi tutto bello, e quindi potremmo, vedendo la camera qua, allargare ulteriormente il bagno e metterci anche dentro il massaggio, che trasformerebbe questo appartamento in una cosa non richiestissima di più, perché non c'è in questa zona, quindi. E poi abbiamo infine un'ultima stanza che verrà divisa in due stanze, una camera matrimoniale e uno studio, perché questa stanza, occhio e croce, sarà 30 metri quadri, è veramente molto grande, forse anche di più. Sì. Forse anche di più. 30 metri quadri. L'obiettivo qui è creare due camere da letto alla fine, quindi metteremo una camera qua in questa zona e l'altra camera matrimoniale in questa zona qua, quindi metteremo un nuovo termosifone lì per appunto poter creare la camera, e quindi alla fine risulteranno tre camere da letto, due bagni e soggiorno e cucina separata grande. In tutti i casi la cucina sarà grande, perché qui sono quasi 120 metri quadri d'appartamento, e quindi possiamo fare veramente degli ottimi ambienti grandi e spaziosi. Bene, a questo punto vediamocelo. La domanda è: ma quanto è costato questo appartamento? Allora, il prezzo... Lo chiediamo a te, quanto è costato questo appartamento? Noi ti possiamo dire a quanto è in vendita, se no è troppo facile. Metti in pausa questo video, scrivi nei commenti quanto è costato questo appartamento. È in vendita a... Allora, dipende dalle opzioni che si prospettano. Se riusciamo a mettere la cucina dove vogliamo noi, il prezzo si alza, arriviamo sui 400. Abbiamo detto 420, 430. 420, 430, ci arriviamo tranquillamente. Altrimenti, se dobbiamo tenere la cucina nell'altra zona, e quindi tenere il bagno più piccolo senza la jacuzzi, diciamo così, dovrebbe costare sui 410. Sì. L'ordine di grandezza è quello. Sì. Abbiamo preventivato un'operazione veloce, perché nel centro di Modena è piccolo, la richiesta è tantissima, e di mobili così di pregio ce ne sono veramente pochi. Quindi... E soprattutto non c'è da fare niente, nel senso che i livelli delle finiture sono incredibili. Cioè è già stato fatto un lavoro enorme 5 anni fa, c'è già tutta la predisposizione, cioè non la predisposizione, aria condizionata in tutte le stanze, infissi. Le porte non sono quelle del lobby, sono quelle fatte in un certo modo pesanti, di massello. Sì, infissi di un certo livello, come si direbbe in certi contesti. Insomma, quindi aggiustare un paio di cose, creare lo sgabuzzino, sistemare un po' gli ambienti, ma è un'operazione molto veloce che stimiamo in... Un mese di lavori, un mese di lavori, un mese per la rivendita. Più del tutto in tre mesi, sì. Sì. Quindi, abbiamo già anche l'acquirente interessato, non ha ancora scritto nulla, questo lo dico per trasparenza. Sì. No, certo, infatti siamo in uno stato avanzato di negoziazione con una persona. Parlavamo prima del target, questo è un target, parliamo del manager di un'azienda... dell'automotive della zona modenese, sì.
Quindi parliamo di una persona che potenzialmente potrebbe comprare questo immobile con un mutuo al 50%, quindi un'offerta molto, molto interessante, nel senso che chiaramente è un immobile di un certo pregio e quindi di un certo prezzo. E siamo in fase di negoziazione, la gente ci sta tenendo aggiornato perché appunto possono esserci un paio di combinazioni, potremmo fare dei lavori molto basici oppure dei lavori leggermente più complessi spostando la cucina e di qui un prezzo differente. Quindi siamo in fase di negoziazione ma non abbiamo ancora iniziato i lavori, quindi è stato acquisito 2 settimane fa, verso il conto circa. È stato acquisito 2 settimane fa, poi ovviamente stiamo già lavorando con il marketing, con l'agente immobiliare, abbiamo fatto il rendering, insomma non è che noi stiamo qua ad aspettare ovviamente. Sì, ma infatti adesso faremo vedere i rendering. Sì, perché ovviamente dal momento in cui si trova l'operazione si comincia già a muovere per costruire il progetto, fare il rendering digitale per poterlo presentare, perché prima si vende meglio. Cioè, direi, come diceva il saggio, prima si vende meglio è. Bene, quindi con questo è tutto qui da Modena, faremo un altro video di aggiornamento magari quando saranno iniziati i lavori. Scrivici nei commenti il prezzo che abbiamo pagato per questo immobile. Ci vediamo al prossimo video in cui ti sveleremo quanto l'abbiamo pagato. Ciao, alla prossima. Ciao. Sei ancora qui? Non hai ancora creato il tuo profilo su pianofinanziario.it? Fallo subito, mi raccomando, ci vediamo dentro la piattaforma. Ciao, pianofinanziario.it, dai!